Aveva bisogno di qualcosa? Ah, sì, guardi, io sono il commendator Marco Franzoni, di Dovera. Dovera? Chi lo sa Dovera? Forse sarà stato... No, forse non mi sono spiegato. Dovera è un paesino nell'Odigiano, no? Ah, ho capito. Io faccio tutti i giorni 20 km in bicicletta. Bravo. Mi scusi, ma voi qui date in affitto macchine d'epoca per circostanze speciali? Beh, dipende quanto speciali. Beh, io ho una circostanza molto speciale. I prezzi qui sono un po' salati, sono gioielli, pezzi rari d'antiquariato. Vedo, vedo. Sì, ma siccome si deve sposare la mia unica figlia, no? E vorrei che facesse bella figura, e siccome deve sposare un nobile, e allora volevo una bella macchina. Ho capito, però questa non è possibile perché c'è uno sfriso, purtroppo. No, no, ma io non voglio questo, io voglio quella là. Ascolta Franzoni Marco di Dovera, tu sei anziano, ma hai conservato un cuore di fanciullo. La vita ti ha dato molto, ti ha dato una figlia, ti ha dato la commenda, ti ha dato una bella bicicletta, quindi non chiedere troppo alla vita. Questa è una macchina che può passeggiare sui Campi Elisi di Parigi, può marciare sul lungomare di Cannes, di Nizza, può arrivare, guarda, anche fino a Bordighera. Ma Dovera? No, eh. Anzi, parliamo piano, perché vedo che soltanto a sentir nominare Dovera, già si incazza come una pera. Vieni, allontaniamoci, se no ci investo. Vabbè, ma dico, ma per mia figlia come facciamo? Ma ci sono altre macchine, io le posso dare questa Mercedes, oppure anche questa Balilla. Loro si adattano, loro ci vengono lì a Dovera. Ma lei? Lei no. Io lo conosco, non è il tipo. Si rifiuterebbe di camminare. E poi non la metterei mai in mano quello là. Io? Lascialo perdere, su. Ma... Scusi, guardi che io pago qualsiasi cifra, eh. Ma non è la cifra. Venga, venga. Ne parliamo in ufficio. Sì. Ecco, vada, vada, vada da lui. Che è il mio socio, così si mette d'accordo per un'altra macchina. Prego. Stai tranquilla, rilassati. Nessuno ti ci porta dove ha detto quel brutto signore. Tu sei troppo bella. Sei elegante. Vero che sei bella? È contenta. Sorride. Ma se la guardi con quella faccia lì non sorride più. La cosa che so è che ci sono due R, proprio come queste. Non so altro, ma forse se viene a vederla. Da pazzi. Voi pensate alle bestie e lasciate marciare una macchina come quella. Le bestie sono vive, hanno dei sentimenti. È una Rolls, no? Tu credi che la vita sia questa? L'aria pulita, la campagna, l'orto, gli alberi, la vera vita in città. Il movimento, la folla, l'odore dell'asfalto caldo d'estate, la nebbia, il fumo, il fracasso delle macchine. La dolcezza di una sirena che suona in lontananza. Questa è vita. Questa è poesia. E smettila di baciare quel cavallo. È come se baciassi te. Non ti sei accorto che ti somiglia? È ombroso, scorbutico, indomabile. Proprio come te. Però in fondo è molto tenero. E allora per una volta potresti anche sbagliarti. E anziché baciare il cavallo... Salve, Giovanna. Sono venuto a sellare il cavallo. È il mio preferito, si chiama Dallas. Sì, l'ho chiamato io così. Il mio nome è Roy.
Come va, vecchio mio? Sei del Texas? No, di Gallarate. Con permesso.